Anche se Rungarin ha acceso la magia del Natale, il taglio del nastro ha dato il via il 27 novembre alle attrazioni legate al mercatino di Natale, giunto all'ottava edizione e organizzato dall'associazione Metaur Eventi. Immancabili le animazioni itineranti e musicali, la casetta di Babbo Natale, le mostre di fotografia, di pittura, argilla e pasta. Oltre a uno spettacolo di sculture in ghiaccio realizzate dal maestro Frasconi, diverse anche le collaborazioni con le scuole e le associazioni locali, così come le iniziative collaterali. Domenica è stata la volta di Babbo Natale in macchina sportiva, il raduno intitolato Motori con Gusto, che ha previsto un giro turistico dei 5 centri storici di Colle al Metauro, grazie alla sinergia con la Proloco di Montemaggiore. Oltre al classico mercatino abbiamo voluto coinvolgere le scuole di Colle al Metauro, i due istituti comprensivi, gli abbiamo fatto realizzare degli alberi di Natale con una via dedicata a loro e sono stati realizzati grazie all'Avis di Colli al Metauro, la fondazione del Palazzo del Balì, a cui ci ha omaggiato dei biglietti per l'ingresso per i bambini al Palazzo del Balì. Poi ci sono una settantina di espositori per tutto il territorio, stand gastronomici, un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Colli al Metauro, alla provincia, alla regione, a tutti gli sponsor, a tutti gli abitanti di Serrungarina, a tutti i miei collaboratori più stretti e tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. In questa meravigliosa cornice, ha poi sottolineato il sindaco Pietro Briganti, riprendiamo le iniziative utili a valorizzare i nostri meravigliosi borghi e le tipicità enogastronomiche. È un'iniziativa che si svolge qui nel borgo di Serrungarina, ma di fatto con la presenza oggi di altri amministratori del nostro territorio si vuole dare un segnale, un simbolo di volontà di crescere tutti insieme, di far crescere il nostro territorio in maniera coesa con l'ausilio di tutti. E questo è un aspetto molto importante, un aspetto che mi inorgoglisce e stiamo lavorando molto per far sì che tra tutti questi comuni non si coltivi più il nostro singolo orticello, ma tutti insieme creiamo in maniera compatta, perché insieme si può riuscire ad ottenere tanto, riuscire a creare una vallata unita in tante esigenze che ci sono per il territorio. Il mercatino di Natale torna domenica 4 e giovedì 8 dicembre. L'ingresso è gratuito e per agevolare gli spostamenti è a disposizione un bus navetta che partirà da Tavernelle nella zona del Bocciodromo. Tutte le informazioni sono consultabili sulle pagine social dell'organizzazione di volontariato Metaur Eventi.